Senatore Ligotti, venendo al documento, quali sono i punti secondo lei che secondo il suo partito, meritano attenzione? Ne avevamo già discusso in altre occasioni, io diciamo che li condivido perché inseriscono dei criteri di snellezza, di certezza, di riconoscimenti ad un settore che è obiettivamente, ma da sempre, il volano dell'economia, questo si sa. Io devo dire il vero. Ammiro Paolo Righi per il fatto di avervi convocati qui a Roma alla vigilia delle elezioni per farvi promettere una serie di cose che anche nel passato erano state dette dalla politica. E ora Paolo Righi vi ha sottoposto a questa nuova sofferenza. Ma scusate, ma queste cose che oggi criticano, ma prima le hanno fatte o no? Ma chi le ha votate? Ora lì mi non piace a nessuno, ma qualcheduno l'ha dovuta votare al Parlamento e sono quelli a cui non piace. Ora dicono, prima avevano detto se si tocca l'IMU bisogna raddoppiarla. Ora dice no, ma Lima bisogna, la stessa persona, Lima bisogna rimodularla. Ma è uno slogan. Che significa? La vogliono o no? La ritengono il ricorso più immediato e diretto. Casa e lavoro dipendente, servono soldi, dove li prendiamo? Dove è facile prenderli? Casa e lavoro dipendente. Non ci sta niente altro. E questo, francamente, dimostra quanto è vecchia la politica. È vecchia, dice le medesime cose e non cambia. Ma scusatemi, Paolo. Tu lo sai l'impegno cui ho dedicato, ora sono con Rivoluzione Civile, ovviamente Con imbroglia, sì. provengo dall'Italia dei Valori. La legge sull'abusivismo edilizio, l'abusivismo professionale, che maggioranza c'era in questo Parlamento? Sono tutti d'accordo che la volevano, l'abbiamo sentiti, no? Avevano l'80% del Parlamento, perché non sono riusciti a farlo? L'abbiamo discusso, voglio dire. Allora, che cosa si viene a dire oggi per dire lottiamo all'abusivismo professionale? Il disegno di legge era in commissione, giustizia al Senato, avevano la maggioranza e l'80%, noi eravamo d'accordo e loro litigavano e non si è fatta. Questa è la realtà. Assumessero la responsabilità. La politica deve assumersi, per rispetto dei cittadini, la responsabilità delle cose che ha fatto e non dire che le farà domani. Intanto dicesse perché non l'ha fatta ieri. Va bene? Sentite, mo lo chiamano, quando lo dicevamo noi, eravamo populisti. Ora lo dicono gli altri e diventano pensatori. Ma quando noi dicevamo che c'è un momento per comprare i cacciabombardieri, c'è un momento per metterli da parte. Ora i cacciabombardieri sono aggiunti sommergibili. Non è il momento. Lo dicevamo ed eravamo populisti, perché è una parola che va di moda, il populismo. Ora lo stanno dicendo, quegli stessi che ci accusavano di populismo, lo stanno dicendo. E quindi sono dei pensatori. Questa è la differenza, no? Le stesse cose. Il problema è di cultura per le tradizioni e rispetto per le tradizioni del nostro paese, che non è, ogni paese ha le sue tradizioni,
Il fatto che in Italia, che l'italiano pensi alla casa, è un fatto che ci differenzia da altri paesi, però rappresenta anche la nostra forza. Le politiche che hanno assecondato questa cultura del popolo italiano sono state contrarie. C'è una filosofia pericolosissima, non è una battuta. Quando il presidente del Consiglio Monti disse, parlando del lavoro, che noia il posto fisso, è espressione di una mentalità e di una cultura. Noi siamo invece per il posto fisso, ci lamentiamo che non esiste il lavoro, invece c'è chi ha la cultura della precarietà, per dire, come la Fornero, andate a lavorare all'estero, trovatevi un lavoro, lavorate casomai un po' di più, inventatevi qualche cosa. Culturalmente noi siamo diversi. Non si spiegherebbe perché l'italiano cerca il tetto, perché vuol dire che è un'opzione culturale. Ora la politica è in grado di adeguarsi alla cultura di un popolo, perché in fondo la politica ha questo dovere. Qual è la cultura di un popolo e come si può guidarla e incentivarla? La politica che si è fatta sulla casa è una politica negativa, perché si è penalizzata. Prima era il sogno, oggi diventa l'incubo. Io che faccio anche la professione, diciamo particolarmente di rado da alcuni anni, però sento gli sfoghi, il dramma di chi riceve in eredità una casa, cioè il dramma. Ed ora, tanto è vero che mi sono capitate persone che hanno detto, ma io rinunzio all'eredità, perché con tutto quello che mi verrà dopo mi conviene rinunziare all'eredità. E allora, Paolo, e a tutti quanti voi che siete un'organizzazione importante per la professionalità e la cura che dedicate, e l'amore che dedicate al vostro lavoro, ed io da anni lo sperimento. Non lo dico ora che sono in campagna elettorale, l'ho detto in tutti i nostri incontri, ne abbiamo fatti diversi. Ecco, voi dalla politica meritate rispetto, perché fate un lavoro importante per i cittadini e quindi per la società. Meritate rispetto. E no, meritare rispetto significa riconoscere la vostra funzione. Per esempio, non si rispetta un professionista, se si dice che quel professionista commette un reato sanzionato penalmente qualora indichi al proprio cliente qual è l'istituto di credito che può meglio aiutarlo nell'erogazione di un mutuo. Ma è rispetto della professione questa, vuol dire siete dei banditi, quindi voi chissà che cosa combinate. È come se vi si dicesse siete degli arruffoni, di imbroglioni, tramate con le banche ai danni dei cittadini. È questo che vi hanno detto in quella legge e loro l'hanno votata, noi l'abbiamo detto no a quella legge. Senatore, la devo spegnere, tanto vede. E allora facciamo i conti con la verità . E non tiriamoci indietro dicendo sciocchezze ed ingannando la gente e non rispettando i professionisti. Grazie.